Allora, noi cominciamo. Progettazione logica. Progettazione logica è una parte importante e praticamente questi sono gli ultimi argomenti che vedremo, ma non crediate che siano meno importanti degli altri, anche ai fini pratici del compito, perché una parte del compito è sempre la progettazione logica. Okay. In realtà la variabilità del compito è pochissima, è soltanto sull'ultima domanda, che è una domanda o di teoria o un altro esercizio, o l'algebra razionale, insomma quella varia, ma tutto il resto no, tutto il resto è un progetto concettuale di una base di dati di cui poi bisogna fare il progetto logico e delle query SQL. Allora, abbiamo visto fino adesso la fase di progettazione concettuale che parte dall'analisi dei requisiti. Terminato il progetto concettuale con i vincoli, questo viene dato in ingresso alla fase di progettazione logica, che ha anche delle caratteristiche in più che riguardano previsioni del carico applicativo, quindi l'effettivo funzionamento della base di dati e ovviamente caratteristiche del DBMS. Questi aspetti vengono ulteriormente approfonditi nella fase di progettazione fisica e tuning, come avevamo detto, tuttavia questa fase noi non la guarderemo, noi ci fermiamo alla progettazione logica. Allora, come è organizzata la fase di progettazione logica? Fondamentalmente in due parti. Perché? Perché quando la metodologia riceve in ingresso lo schema R, il carico applicativo, il modello logico scelto, che per noi è sempre il modello relazionale, deve considerare il fatto, per prima cosa, che alcuni dei costrutti utilizzati nel modello entità relazione proprio non esistono nel modello relazionale. Non c'è la ISA, non c'è la generalizzazione, non ci sono le relazioni, non ci sono i vincoli cardinalità. Allora, come va affrontato questo problema? Chiaramente non potete rinunciare a tutta la fase di progettazione fatta nella progettazione concettuale, altrimenti che l'avete fatta fare? Perché? Perché la progettazione riflette i requisiti dell'applicazione, quindi tutto quello che avete messo nello schema concettuale è necessario affinché la base di dati che avete progettato sia adatta a supportare quell'organizzazione nell'applicazione di interesse. Ok? Quindi li dovete tradurre. Tradurre in che modo? Tradurre in termini di costrutti del modello relazionale e vincoli. Questo dà origine a quello che si chiama schema R ristrutturato, in cui ci sono ancora entità e relazioni. Ma perché ci sono le relazioni? Perché le relazioni poi vedremo che si traducono in maniera diretta in termini di tabelle relazionali e vincoli di foreign key. Ma in questo schema R ristrutturato, vedremo tra un attimo, non ci sono più ISA, non ci sono più generalizzazioni, non ci sono attributi multivalore e così via. Ma non ci sono non perché si siano persi, ma perché sono stati sostituiti da opportuni vincoli nel modello relazionale. Ok? No, prima ancora che nel modello relazionale, nello schema R, cioè lo schema R diventa alla fine della fase di ristrutturazione qualche cosa che si può in maniera quasi immediata tradurre in relazionale.
Allora, quindi la progettazione logica in genere si può dividere in queste due fasi, la fase cosiddetta di ristrutturazione dello schema R e la fase di traduzione dello schema R ristrutturato nel modello relazionale. Cominciamo a vedere queste. I vari passi della ristrutturazione. Chiaramente cominciamo dalla ristrutturazione. Prima fase, analisi delle ridondanze. Seconda fase, eliminazione di attributi multivalore. Dirò per la terza volta, quando si parla di eliminazione, non è che vengono cancellati e basta, vengono sostituiti da qualcos'altro che sia immediatamente rappresentabile nello schema relazionale. Eliminazione di ISA, eliminazione di generalizzazioni, eliminazione di ISA fra relazioni, scelta degli identificatori principali, specifica gli ulteriori vincoli esterni e eventualmente la fase 8 di riformulazione delle operazioni e carico applicativo. Cominciamo a vedere fase per fase. Analisi delle ridondanze. Allora, abbiamo già visto un paio di esempi in cui c'era una ridondanza. Che cos'è una ridondanza? Se è qualcosa che si verifica casualmente ad insaputa del progettista, è un grosso problema per la base di dati. Perché vuol dire che non c'è nessun meccanismo di controllo per tenere allineati i dati ridondanti. Ok? E quindi da una parte mi può risultare che, non so, una regione ha 5 milioni di abitanti e dall'altra, dove magari ci sono tutti, elencati tutti gli abitanti della regione, me ne risultano 6 milioni. Allora, qual è il problema? Che la base di dati contiene dati di cattiva qualità, perché sono inconsistenti e quindi non vale più nulla, perché io non so più il dato vero. I dati hanno valore quando sono affidabili, sono aggiornati e sono il più possibile fedeli rispetto alla realtà rappresentata. Se i dati si degradano, perdono di qualità, non hanno più, perdono di valore, praticamente non hanno più valore. E questo è uno dei grossi problemi nella gestione dei dati che c'è ora, perché mentre un tempo i dati erano pochi, gestiti in maniera molto strutturata, in appositi, diciamo, da apposite figure professionali, per le imprese piuttosto che per le amministrazioni, ora i dati sono generati ovunque. E anche i dati strutturali, cioè anche i dati gestiti dalle organizzazioni, quindi non parlo dei dati sul web, sono molto di più di quelli che erano fino a, non so, anche solo 5 anni fa. Quindi il problema di avere dati di qualità è sempre più importante e urgente. Quindi una ridondanza non gestita è un grosso problema per la base dei dati. Esistono però le ridondanze gestite dalla base di dati. Quali sono? Sono tutte quelle in cui io aggiungo una ridondanza perché mi è utile per velocizzare l'esecuzione di certe operazioni. Allora, in questo caso il progettista sa che c'è una ridondanza e come c'è la ridondanza ci sarà anche un vincolo o più di un vincolo per controllarla ogni volta che c'è una modifica alla base di dati.
Tipicamente la ridondanza è utile nelle operazioni di lettura, quindi nelle query. E invece ha un prezzo da pagare nelle operazioni di modifica, perché se ho due dati che devo tenere allineati vuol dire che devo fare due modifiche e non una soltanto. Ma questo è vero anche tutte le volte in cui, per esempio, ho un archivio locale e ho un archivio generale e sono duplicati. Allora, nel momento in cui faccio un aggiornamento a uno dei due, devo allineare l'altro. E l'operazione di allineamento è un'operazione costosa. Quindi perché mantenere le ridondanze? È perché nella fase invece di interrogazione può essere molto più veloce aggiornare, perché interrogare per esempio un dato aggregato. Voglio sapere la media dei salari per provincia. Se ho già la media dei salari, accedo a un dato. Se la devo calcolare, devo accedere alla base dei dati, fare la query, trovare il risultato, eccetera. Quindi questo è il vantaggio. Quindi nelle grandi organizzazioni in realtà c'è molto spesso ridondanza dei dati e viene gestita proprio in questo modo. Quando studierete i data warehouse, chi di voi, diciamo, farà la laurea magistrale in gestionale, studierà anche i data warehouse. I data warehouse sono la loro evoluzione. Cosa sono? Sono proprio delle strutture, adesso banalizzo un pochino, ma sono proprio dei grandi repository di dati in cui tipicamente i dati sono rappresentati aggregati a vari livelli di aggregazione. Cioè, immaginate i dati Istat. Non so se avete mai visto un rapporto Istat o avete guardato al telegiornale quando dicono l'andamento degli indici, eccetera, eccetera. Allora, quegli indici come sono fatti? Non è che per magia si compongono gli indici. Sono tanti dati che vengono aggregati a vari livelli e poi alla fine si fanno delle ulteriori elaborazioni. Questi dati, per velocizzare alcune operazioni, vengono anche memorizzati, aggregati a vari livelli di aggregazione in quelli che si chiamano data warehouse. Perché? Perché appunto l'accesso è molto più veloce e parliamo di tanti dati, enormi quantità di dati. È chiaro che però se cambia il dato elementare, quello alla base, il cambiamento si deve propagare a tutti i dati aggregati e quindi in fase di modifica questa è un'operazione costosa. Ma molto importante. Allora, noi dobbiamo capire nella fase di progetto relazionale se conviene mantenere delle ridondanze controllate. Vediamo, questo si fa sulla base del carico applicativo. Allora, il carico applicativo da che cosa è costituito? Praticamente è costituito da una tabella dei volumi dei dati, e cioè una tabella che dice mediamente quante tuple ci sono in ogni entità relazione. E la tabella delle operazioni, che dice se l'operazione è di lettura o scrittura e che frequenza ha. E poi se è un'operazione interattiva o fatta in maniera batch, cioè che può essere fatta fuori linea, di notte, quando ci sono meno accessi, eccetera. Sulla base di questi dati e sulla base anche di altre considerazioni, perché io posso avere un'operazione sulla base di dati che comunque voglio privilegiare, perché per me è l'operazione fondamentale. Beh, allora quella sarà un'operazione a cui do priorità rispetto alle altre. Sulla base di questi calcoli si decide se mantenere o meno una ridondanza, oltre che si decide poi in una fase successiva, che è la progettazione fisica, anche se fare alcune scelte proprio sui file
e sul modo in cui i dati sono fisicamente memorizzati nella memoria del computer. Allora, vediamo un esempio. Come faccio? Io ho la tabella dei volumi delle entità, però devo tipicamente anche costruire la tabella dei volumi delle relazioni. E questo come lo posso fare? Lo faccio utilizzando le cardinalità. Per esempio, andiamo a vedere la relazione composizione. Ok? L'azione composizione è legata all'entità dipartimento con cardinalità 1-1. Che vuol dire questo? Vuol dire che dentro a composizione ci saranno esattamente tante tuple quante sono le istanze di dipartimento. Non ce ne possono essere né di più né di meno, quindi io la so. Lo conosco il volume di composizione, perché il volume di composizione è uguale al volume di dipartimento. Ok, ci siamo? Dopodiché andiamo a vedere direzione. Anche direzione ha la stessa identica situazione, perché di nuovo c'è una cardinalità 1-1, quindi io so anche che il volume di direzione è uguale al volume di dipartimento. Afferenza a cardinalità 0-1 con impiegato, questo vuol dire che il volume di afferenza è minore o uguale al volume di impiegato e così via, analogamente per tutte le altre relazioni. Dopodiché io ho anche delle informazioni sulle relazioni con cardinalità massima n, come queste. Nel senso che analizzando la composizione, le statistiche sulla composizione delle istanze della base di dati, cioè mediamente quante istanze ci sono, si fanno delle statistiche, delle frequenze, si vede per esempio che il volume di partecipazione è circa 3 volte il volume di impiegato, cioè tipicamente un impiegato partecipa a 3 progetti circa. Quindi si fanno anche delle stime sulle relazioni in cui non c'è un'indicazione chiara data dalla cardinalità. Voi tenete presente che nelle applicazioni reali si fanno stime sull'analisi basate sull'analisi dei dati attesi che popoleranno quelle relazioni, anche in base proprio ai valori, che so, se ho una base di dati che contiene fra l'altro i cognomi, io progettista avrò a un certo punto nell'evoluzione del progetto, quando passerò alla progettazione fisica, avrò delle informazioni sulla distribuzione dei cognomi per fare delle scelte sul tipo di memorizzazione che si ha per la base di dati, per la tabella, proprio per il file corrispondente alla tabella dove ci sono i valori dei cognomi. Posso decidere, che ne so, per esempio, so che ci sono molti cognomi con la B. Allora, quando vado a fare alcune operazioni che sono il partizionamento dei file, eccetera, o la costruzione degli indici, posso decidere di privilegiare, quindi di fare alcune scelte per lo spazio in memoria dedicato ai cognomi con la B e così via. Quindi l'attività anche di analisi della effettiva, anche se stimata, distribuzione dei dati che saranno memorizzati è un'attività molto sofisticata. Voi non la vedete, però c'è, è tutta in una fase successiva.
come si fa la valutazione di costo? Si prende una operazione, un'operazione che si sa essere un'operazione importante. Per esempio, tutti i dati di un impiegato, del dipartimento nel quale lavora e dei progetti ai quali partecipa. Questa per noi è un'operazione rilevante. Allora devo fare la stima del costo di questa operazione. Come faccio? Vado a verificare qual è il cammino, quindi quali sono le entità e le relazioni coinvolte per il calcolo di questa operazione. Allora, in questo esempio parto da impiegato, attraverso afferenza e arrivo a dipartimento. Questo mi permette di dire, di sapere quali sono i progetti a cui quali sono i dipartimenti a cui l'impiegato afferisce. Poi attraverso partecipazione arrivo a progetto e questo mi permette di verificare quali sono i progetti. Ora, in base ai volumi che abbiamo stimato prima, so quanti dati mediamente si dovranno accedere per rispondere a questa operazione. Quindi riesco a fare una stima del carico complessivo della intera operazione. Per esempio, se impiegato aveva, non mi ricordo che volume, ma supponiamo che impiegato avesse volume 1000, afferenza avrà volume inferiore o uguale a 1000 e dipartimento avrà volume, diciamo, 200. Percorrere questo cammino costa al più 2200 come volume dei dati. E così via. È diverso il costo dell'accesso se è un'operazione di lettura o un'operazione di scrittura. Perché in una stima molto approssimativa la scrittura costa il doppio della lettura. Perché devo accedere ai dati, leggerli, modificarli e scriverli poi nella tabella, nel file opportuno. E un altro esempio, ecco, per l'altra parte dell'esempio, per impiegato invece, mentre qui sapevamo che la dimensione di afferenza era al più quella di impiegato, per partecipazione sappiamo che un impiegato partecipa mediamente a 3 istanze dei progetti. Questo che vuol dire? Che moltiplicherò per 3 il costo dell'accesso a progetti per ogni impiegato, perché io devo associare gli impiegati ai progetti corretti. Se partecipa mediamente a 3 istanze, vuol dire che avrò 3 volte il volume di progetto per andare a calcolare il volume complessivo dei dati che vengono acceduti. E questo viene in genere riassunto in una tavola degli accessi dell'operazione, in cui si mette il concetto: quanti accessi per ogni istanza e il tipo di accessi, in questo caso solo lettura. Ok? Adesso vediamo un esempio più semplice in cui è chiaro anche come si riesce a confrontare il costo con e senza il dato ridondante. Questo viene fatto a che scopo? Allo scopo, come dicevo prima, di ottimizzare le prestazioni. Cioè io scelgo di avere alcuni dati che possono essere dati ridondanti per far sì che le operazioni siano eseguite in modo più efficiente. Quindi devo calcolare il costo in presenza e in assenza del dato ridondante. E abbiamo detto, avere un dato ridondante, a parte l'occupazione di memoria che ormai è trascurabile, la memoria non costa niente,
consideratela un costo zero, bene? Perché anche le grandi quantità di memoria sono un costo comunque trascurabile rispetto agli altri costi coinvolti nelle operazioni. Quindi il costo che ci interessa è quello che compara il vantaggio derivante dal dato ridondante nelle operazioni in lettura rispetto allo svantaggio derivante dal dato ridondante nelle operazioni in scrittura, quindi in modifica della base di dati. A seconda di qual è la soluzione più vantaggiosa, questa è la soluzione che adotterò per la base di dati, quindi sceglierò se avere o meno il dato ridondante. Allora, vediamo questo esempio dove c'è persona, residenza e città. Ok? Allora, cardinalità tra persona e residenza 1-1, quindi vuol dire che residenza ha lo stesso identico volume di persona. Quali sono i volumi? I volumi sono città a volume 200, persona 1 milione, residenza 1 milione. Questo schema presenta un dato ridondante, numero abitanti. Numero abitanti chiaramente ricavabile da persona, residenza, città facendo una semplice count. Li calcolo per ogni città, faccio una group by e li conto. Avete già dimenticato tutto SQL? Allora, io devo decidere se lasciare o meno numero abitanti. Se lo lascio dovrò avere un vincolo che me lo mantiene allineato con gli altri dati. Cioè ci dovrà essere un vincolo che mi dice ogni volta che aggiungi una persona oppure togli una persona in una città, anche il numero di abitanti per quella città deve essere modificato. Come si fa? Facciamo un po' di calcoli dei costi. E facciamo il primo esempio in cui il dato ridondante non c'è il numero di abitanti. Quali sono le mie operazioni di interesse? Prima operazione, memorizza una nuova persona con la relativa città di residenza e questo lo eseguo 500 volte al giorno. Seconda operazione, stampa tutti i dati di una singola città, incluso il numero di abitanti, 2 volte al giorno. Quindi l'operazione 1 accede persona e residenza una volta per ogni istanza di persona, una volta per ogni istanza di residenza. Scrive su persona e poi scrive anche su residenza per associare la città di residenza. Ok? Quindi è una tipica operazione di modifica. La seconda operazione, operazione 2, invece è una tipica operazione di query. Infatti accede sia città che residenza in lettura. Accede ogni città una volta e la relazione residenza mediamente 5.000 volte. Perché? Domanda per voi, così vediamo, state attenti. Perché 5.000? Dove nasce quel numero 5.000? Guardate, ci stanno i volumi qua su. 1.000.000 diviso 200. Se ho 1.000.000 di persone, 200 città, mediamente, è chiaro che in un calcolo molto più sofisticato e reale io avrei la distribuzione vera delle persone per città. Ma qui dobbiamo prendere una decisione basata su una media, quindi su un calcolo diciamo molto approssimato. Quindi mediamente se ho 1.000.000 di persone e 200 città ci saranno 5.000
persone in ogni città e quindi mediamente 5.000 accessi alla relazione residenza per contare il numero di persone in ogni città. Perché abbiamo detto non c'è il dato ridondante. Ok? Quanto costa tutta questa operazione? Tutte queste due operazioni? Operazione 1. 1.000 accessi in scrittura, perché è un accesso per ogni istanza al giorno, e abbiamo detto che 500 volte al giorno viene inserita una nuova persona. L'accesso in scrittura costa il doppio di quello in lettura, quindi 500 per 2 è 1.000. 1.000 accessi in scrittura al giorno, che costa per persona? 1.000 accessi in scrittura per residenza, li sommo e fa 2.000 accessi per l'intera operazione. Ok? Chiaro come viene 2.000? Poi, operazione 2 dice: stampa tutti i dati di una singola città, incluso il numero di abitanti. Allora, e viene fatta due volte al giorno. Quanto costa? Beh, accedo la città due volte al giorno, due. Però poi devo accedere 5.000 tuple di residenza due volte al giorno, che fa 10.000. Quindi sono 10.000 accessi in lettura al giorno per ogni città. Ok? Vi torna 10.000? Due volte al giorno devo accedere quelle 5.000 tuple. 10.002, perché poi sono questi due accessi a città. Però dato che è trascurabile rispetto a 10.000, si considera che valga approssimativamente 10.000. Quindi se sommo 10.000 più 2.000 ho 12.000 accessi al giorno. Ok? Quindi in assenza del dato ridondante le due operazioni che mi interessano costano 12.000 accessi. La nostra unità di misura del costo è l'accesso al dato. Bene, adesso aggiungiamo il dato ridondante. Se ho il dato ridondante, è chiaro che mi costa di meno l'operazione 2, che è in lettura, e di più l'operazione 1, che è in scrittura. Qual è il punto di tutta questa storia? Che l'operazione 2 in lettura mi costa molto di meno. Perché io basta che leggo il dato numero di abitanti su città, quindi 10.000 accessi li perdo in un colpo solo. Lo trovo lì scritto, numero di abitanti, quindi accedo due volte la città. Cosa mi costa di più? Mi costa di più tenere allineato l'inserimento degli abitanti con l'aggiornamento di numero di abitanti. E quindi andiamo a vedere l'operazione 1. Vi ricordo che l'operazione 1 memorizza una nuova persona con la relativa città di residenza e viene fatto 500 volte al giorno. Quindi per 500 volte non bisognerà soltanto scrivere su persone e associare la città di residenza, che costava 2.000. Ma bisogna anche aggiornare il dato ridondante, quindi il dato numero di abitanti. Ok? Allora, cosa faccio? Beh, devo fare per l'operazione 1 scrivere i dati su persona, che viene fatta 500 volte al giorno. Scrivo i dati su persona e associo la città di residenza, e questo già c'era prima. Dopodiché devo
leggere il numero di abitanti, l'operazione in rettura mi costa solamente 500, non viene raddoppiata, e scrivere il nuovo numero di abitanti, che invece costa 1.500. Ok? Bene. Allora, che invece costa 1.000. Quindi io avrò 1.000 che ce l'avevo prima, 1.000 che sempre ce l'avevo prima. Erano le due operazioni eseguite comunque. Lettura numero abitanti 500 e stiamo a 2.500. Scrittura nuovo numero abitanti, altri 1.000, siamo a 3.500. Due accessi per l'operazione 2, siamo a 3.502, che è quasi 3.500. Quindi dovrò comparare 12.000 con 3.500. Cosa conviene? 3.500, quindi conviene mantenere il dato ridondante. Ok? Chiaro? Riguardatevi i numeretti magari, però sono abbastanza chiari. Dovete ricordarvi quant'è il volume dei dati e quant'è la frequenza degli accessi, delle operazioni. Poi semplice aritmetica elementare, moltiplicazioni e somme, non c'è neanche la divisione e tornano i conti. Adesso, quali sono i dati ridondanti? Ok? Il dato ridondante non è solamente quello che rappresenta il dato aggregato derivante da possibili query nello schema. Quello è quello più ovvio. Ma ci sono altri tipi di ridondanze. Quindi quello più ovvio è questo: persona, residenza, città, numero di abitanti. Ci sono attributi derivabili. Io ho importo netto, IVA, importo lordo, è chiaro che l'importo netto basta fare importo lordo meno IVA e lo derivo da questa operazione. Quindi è un dato ridondante, perché? Beh, perché di nuovo deve essere allineato con importo lordo meno IVA. Poi, in questo caso, io posso derivare l'importo totale dalla quantità di prodotto che ho acquistato per il prezzo unitario del prodotto, e anche in questo caso l'importo totale dell'acquisto è un dato ridondante. Questo è l'esempio che abbiamo fatto prima, e poi c'è il tipo più insidioso di ridondanza, che è quella che deriva dai cicli nel diagramma R. Ma attenzione, non da tutti i cicli, ma da quelli che rappresentano un legame tra le diverse entità. Allora, vediamo questo esempio. Studente frequenta corso insegnato dal professore. Questa relazione docenza è ridondante rispetto all'altro percorso. Perché io, seguendo il percorso studente, corso, professore, so perfettamente chi è il docente del professore. Ok? Quindi, se io volessi mantenere questa ridondanza, dovrei scrivere un vincolo che mi lega questo percorso a questa relazione docenza. Quindi devo scrivere un vincolo che mi dice: dato uno studente S che frequenta un corso C, quindi la coppia SC, che è insegnato da un professore P, quindi qui ci sarà la coppia CP, dentro a docenza deve esserci la coppia SP, studente-professore. La stessa coppia, se ce n'è un'altra, la base di dati è disallineata, i dati sono inconsistenti, perché quello che ottengo da questo percorso deve essere uguale a quello che ottengo da quest'altro percorso con docenza.
ultimo avvertimento, non è sufficiente avere un ciclo per dire che c'è ridondanza, perché dovete guardare la semantica del ciclo, cioè se quello che state rappresentando con quel ciclo rappresenta davvero dati che sono tutti correlati tra di loro. Perché se invece che docenza qui ci fosse scritto tesi, non ci sarebbe più ridondanza. Perché lo studente che, il professore che dà la tesi allo studente può essere un professore che non è stato suo docente, che è addirittura di un altro dipartimento o addirittura una persona, no, deve essere di un professore dell'Ateneo, però di un'altra facoltà e così via. Quindi non c'è più un legame tra i due percorsi. Se qui c'è scritto tesi, non c'è più un legame. E come potete saperlo questo? Solo dalla semantica dei dati che avete rappresentato sullo schema. Quindi non pensiate che ogni volta che c'è un ciclo c'è una ridondanza. Ma in alcuni casi sì. Quando fate un ciclo in cui c'è la ridondanza, dovete ricordarvi di mettere un vincolo che gestisce quella ridondanza. Ok? Bene. Una singolare slide questa. Eliminazione di attributi multivalori. Prodigi di PowerPoint. Vediamolo tutto. Allora, gli attributi multivalore nel modello relazionale non ci possono essere. Ok? Non esistono. Gli attributi sono solo monovalore. Quindi vanno eliminati. Che vuol dire che li elimino? Vuol dire che li sopprimo dallo schema? No. Perché se ho messo un attributo multivalore vuol dire che nell'applicazione c'era bisogno di un attributo multivalore. Esempio, persona, telefono. Telefono 1N. Una persona ha 1 o N numeri di telefono. Allora, come risolvo questo problema che il relazionale non lo potrei rappresentare? Lo devo trasformare in qualcosa d'altro. In che cosa lo trasformo? Trasformo telefono in una entità debole rispetto a persona. Perché? Perché il telefono è definito rispetto alla persona e il telefono non ha una vita propria, in realtà è un attributo. Però mi serve trasformarlo per poterlo poi rappresentare nello schema relazionale. E quale sarà l'identificatore di telefono? Come faccio a dire che il telefono dipende da persona? Proprio dicendo telefono è debole rispetto a persona. Il suo identificatore sarà costituito dalla stringa numerica di telefono e dall'identificatore di persona. Quali saranno le cardinalità di questa relazione a telefono? Allora, dato che la persona ha 1 o N telefoni, quindi 1 è obbligatorio, vuol dire che persona è coinvolta nella relazione a telefono da minimo 1, massimo N volte. Dopodiché il telefono per esistere, il numero di telefono deve per forza appartenere a una persona, a una e una sola persona, e quindi appare una e una sola volta. Ok? Allora, questo esempio è un pochino complicato, sembra complicato, più graficamente che nella sostanza. Allora, perché? Perché questo esempio si riferisce a
un attributo multivalore su una relazione. Prima era l'attributo multivalore di un'entità, ma anche una relazione può avere un attributo multivalore. Allora, cosa succede? Questa trasformazione è un pochettino più complicata, perché? Vediamo se vi viene in mente. Che abbiamo detto prima? Qui c'è l'attributo multivalore, sta sulla relazione R. Allora, se io applicassi semplicemente la regola precedente, che diceva l'attributo si chiama AD, so perché. Allora, ho la relazione R che ha questo attributo AD multivalore, che vuol dire che qui c'è 1n o 0n, comunque è multivalore, ok? Applichiamo la regola di prima. Che succede? Succede questo. AD diventa un'entità collegata con una relazione R1. A che cosa? Posso collegarlo a R come dovrei fare? Posso fare questa cosa qui? Ragazzi, sveglia. Posso fare questa cosa qui? No. Allora cosa devo fare? Preventivamente, per poter trasformare l'attributo multivalore e collegarlo tramite una relazione a R, R a sua volta deve diventare un'entità. Questo è il punto fondamentale, ecco perché viene fuori tutto quel disegno, diciamo, a dir poco confuso. R deve diventare un'entità. Ma che vuol dire che R diventa un'entità? Questa è tutta un'operazione a cascata. Se R era a sua volta legata, che so, a un'entità A, nel momento in cui R è diventata un'entità, dato che qui c'è A e dato che io non posso fare questa altra operazione R legato a A così, devo mettere una relazione tra R ed A. Ok? Un'altra relazione R2. Allora, che cosa succede poi? Beh, questa entità R, come la identifico? Non c'è un identificatore proprio, perché lei era una relazione, quindi deve essere identificata tramite che cosa? Beh, tramite le entità a cui è collegata, che sono quelle che la identificavano anche prima. E questo crea tutto quella catena di trasformazioni che sta sulla slide. Sulla slide poi c'è una difficoltà in più, che deriva dal fatto che la relazione R ha a sua volta un'altra relazione in ISA. Ma come faccio a avere, se R è diventata un'entità, non posso più mettere una relazione in ISA a un'entità. Quindi anche questa relazione Q che è in ISA a R, quella, questa relazione Q, questa qua, come R è diventata un'entità, anche Q deve diventare un'entità. Come R ha bisogno di due altre relazioni per essere collegata a E e F, Q ha bisogno di altre due relazioni per essere collegata a E e G. Così come Q
era in ISA con R, Q è in ISA con RE e QG è in ISA con RF. E dopodiché finalmente posso trasformare l'attributo, quello che ha originato tutta questa catena di trasformazioni. L'attributo A è diventato una entità collegata all'entità R. Domande? Ok. Allora, eliminazione di ISA. Di nuovo, l'eliminazione di ISA non significa perdere la semantica della ISA, ma tradurla con qualcosa che è esprimibile in relazionale. Perché nel modello relazionale la ISA non c'è. Quindi come la traduco? Beh, studente ISA persona, per esempio, diventa che cosa? Che vuol dire che studente è una persona? Vuol dire che per ogni istanza di studente, quella è un'istanza anche di persona, necessariamente. Ok? Dopodiché vuole anche dire che studente, diciamo, essendo studente un'istanza di persona, l'identificatore di persona è anche l'identificatore di studente. Allora, come faccio a esprimere questi due vincoli che derivano dalla ISA? Sono i vincoli della ISA. Sono il significato della ISA, senza utilizzare la ISA. Lo faccio con una relazione. Lo faccio una relazione tra persona e studente, che è questa. ISA-SP. Cosa mi dice questa relazione? Mi dice per ogni istanza di studente, necessariamente, cardinalità 1-1, partecipa a ISA-SP. Un'istanza di persona può partecipare o meno, perché chiaramente non tutte le persone sono studenti, è vero il contrario. Poi, cosa fondamentale, per dire che ogni studente è una persona, dico studente è un'entità debole rispetto a persona, in particolare è identificato dalla chiave di persona. Quindi io sono certa che ogni studente che è qui è anche in persona. Dopodiché studente può avere altri identificatori propri, questo non cambia la sostanza, ma io dico l'identificatore di studente è l'identificatore di persona. E questo mi permette di tradurre i vincoli della ISA in termini di una relazione con delle cardinalità opportune e un vincolo di entità debole tra studente e persona. Ok, che ora è? Allora, questo no, lo vediamo la prossima volta. Allora, adesso facciamo una breve pausa e un quarto d'ora di pausa e poi invece si ricomincia con un esercizio su ancora la progettazione concettuale. Settimana prossima finiamo di vedere lunedì tutta la progettazione logica. Ok?